libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Ma in che mondo viviamo, viene da chiedersi. È un romanzo cosmico che, come abbiamo detto in altre circostanze, viene pubblicato esclusivamente sul web. Nell'occasione della presentazione ufficiale al Teatro Arcigliuto, i capitoli sono stati commentati dai disegni dei ragazzi. Oggi parla con me, in rappresentanza degli altri, Flavia. Flavia, tu sei una studentessa del quinto anno del liceo artistico di Ripetta. Allora, intanto raccontiamo Pierpaolo come professore, perché l'incontro è avvenuto là, al liceo. Il professor Pierpaolo è stato, come posso dire, una sorpresa, poiché ha fatto le veci della nostra professoressa d'italiano, che sfortunatamente si è ammalata e per un anno non ha potuto svolgere la sua professione, e quindi noi l'abbiamo incontrato in veste del nostro professore di storia. E all'inizio è stato un approccio sorprendente, perché non era il tipico professore che faceva lezioni nozionistiche o comunque in modo tradizionale. Ha subito cercato di instaurare un rapporto con noi, e devo dire che all'inizio noi eravamo piuttosto sorpresi, e forse ne abbiamo un po' approfittato, poiché eravamo indietro col programma e abbiamo fatto un po' di casino. E ci sono state anche delle piccole discussioni prima di capire che lui effettivamente era un professore che metteva prima il rapporto con gli studenti dello studio in sé, e questo ci ha facilitato nello svolgimento del programma e ci ha fatto, diciamo, crescere sotto diversi punti di vista, perché non parlavamo solo della storia, ma dei concetti che l'hanno accompagnata durante tutto lo svolgimento, durante tutte le epoche. Infatti anche adesso sappiamo che la nostra società è dominata dagli stessi concetti che hanno spinto le società ormai passate, i regni e gli imperi, a fiorire e crollare. E quindi ci ha spinto alla riflessione. Bravissima, intanto ti faccio i miei personali complimenti per la capacità espositiva. Grazie. Una sorta di corsi e ricorsi storici, e proprio questo anche è un pochino il romanzo cosmico del Segneri. Allora Flavia, la verità, quanto è stato difficile da 1 a 10 essere intanto tu l'interprete di uno dei capitoli, e poi, visto che parli anche a nome degli altri ragazzi, ecco, come vi siete coordinati anche nel distribuire le tematiche e i temi? Beh, distribuire le tematiche è stato abbastanza facile, poiché ognuno si ritrovava più in un personaggio rispetto che a un altro, e quindi quando sono apparsi, diciamo, su Facebook la lista dei nomi, ognuno aveva già precisamente in mente cosa scegliere e cosa fare, e alcuni avevano idee più chiare su come svolgerle, altri di meno, però in un certo qual modo siamo tutti riusciti a portare a termine il nostro impegno. E invece parlare a nome degli altri è piuttosto difficile, poiché probabilmente, anche se ci siamo un po' accordati prima, le mie sono interpretazioni piuttosto personali, quindi io spero di rappresentare degnamente tutti i miei amici. Poi se dovessero avere qualcosa da ridire, penso che non tarderanno a farmelo sapere. Molto diretti e schietti. Senti Flavia, tu che cosa hai rappresentato in questa mostra? Io ho rappresentato Gea, che è praticamente il nostro pianeta, ed è qui nel romanzo cosmico rappresentata come la figlia nata dall'amore tra Eros e Fantasia, ma è anche, diciamo, in parte Fantasia stessa, poiché lei entra a far parte dell'oceano, quindi è una figura polivalente, anche perché Gea ospita la vita ed è viva a sua volta, e diciamo che ne ha passati di tutti i colori, dal suo periodo migliore, la sua nascita, ai dinosauri che il drago ha buttato sulla terra, diciamo, per conquistarla, al congelamento, poiché ormai era disperata dalla lontananza di Eros, e infine adesso forse i suoi tempi peggiori e in un certo senso migliori li sta passando con noi umani. Flavia, sei sorprendente. Senti, invece ricordami, se ce li hai in mente, almeno alcuni dei temi degli altri tuoi colleghi, perché ci sono alcuni personaggi dei quali non si può non parlare.
per esempio i protagonisti, Alcor e Mizar, che sono stati interpretati, Mizar, da una mia compagna di classe. Non so se posso citarne il nome, ma di sicuro la vedrete alla mostra se avrete il piacere di visitarla. Ed è stata interpretata magistralmente e con una sottile tecnica di acquerello, e quindi io vi invito a vederla, perché non posso parlare di un'opera altrui, dovrebbe farlo l'autrice, mentre purtroppo il protagonista maschile non è stato svolto perché la ragazza che doveva occuparsene ha avuto dei problemi e sfortunatamente non è potuta essere qui oggi, e è un peccato perché forse lei era quella più infervorata per questo romanzo, quindi purtroppo se l'è perso, però spero di, insomma, essere una buona rappresentante al suo posto. Decisamente, tra l'altro non è detto che il corsaro del mondo sommerso non possa essere in qualche modo replicato, poi, perché ci saranno sicuramente altre presentazioni. Intanto abbiamo la regina del mondo emerso, e cosa non da poco. Allora, chiudiamo dicendo come è stato questo esperimento, cioè sposare il web con la tecnica artistica di voi giovani che lavorate all'interno di un liceo che dovrebbe proprio formare, no, i prossimi artisti. È stato inaspettato, poiché un'occasione simile non c'era mai stata offerta, e quindi io mi immaginavo qualcosa di molto più piccolo, molto più limitato, invece mi sono resa conto che questa è veramente un'opportunità. Io non mi sarei mai immaginata di essere qui ripresa da una telecamera, addirittura essere intervistata. È stata veramente una sorpresa, non ero preparata, come non credo che lo fosse nessuno di noi, però ci siamo tutti messi di impegno perché questo progetto era molto stimolante. Benissimo, noi ringraziamo Flavia naturalmente e tutti i suoi compagni che hanno realizzato questo miracolo, veramente una cosa strepitosa, e se sarà possibile Liberi TV mostrerà anche alcuni di questi disegni ai suoi videoascoltatori. Anche alcuni dei miei compagni, anche se probabilmente loro non gradiranno, però mi hanno spinta praticamente qui e quindi mi sembra sia dovuto una spintarella anche a loro, e quindi... Va bene, concorreremo alla spinterella, in senso buono naturalmente. Poi man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno